Buon pomeriggio utenti di Minecraft, qui per voi è il vostro Megaman ZX e oggi eseguiremo insieme un nuovo progetto posto in due versioni, la Mark 1 e la Mark numero 2. In questo progetto, diviso in due versioni trovate sia su internet e sia tramite YouTube, sono consoni per la 1.6.0 e per la 1.6.2, le versioni che attualmente sui server circolano. Il progetto si chiama Farm Automatica di Polli o Automatic Chicken Farm. Il suo corretto funzionamento è il seguente: degli hopper alla base, che sono tutti collegati a questa cesta, come potete vedere abbiamo i nostri prodotti. Sopra ad ogni hopper abbiamo delle slab, in questo caso suggerisco quelle di quarzo o quelle di pietra. Sopra alle slab abbiamo il nostro tappeto di magma o lava. Sopra di essi abbiamo degli altri hopper tutti collegati fra loro, che a loro volta si collegano a questo fino a questo dispenser. Questo progetto redstone che dopo andremo ad analizzare. Di nuovo delle slab e dei polli sopra. È semplice. Ci sono dei polli sopra? Perfetto, loro fanno le uova entrano in questo circuito. Quando entrano in contatto con il dispenser farà azionare il nostro comparedo, che a sua volta farà girare tutto questo circuito, e il nostro piccolo uovo verrà sparato. Se l'uovo si schiude, avremo il nostro pulcino. Questo è il primo progetto. Nel secondo, invece, che è la stessa medesima cosa, qui è un po' più coperto perché è inutile farvelo rivedere, abbiamo lo stesso progetto, perlomeno di base, vedete, di base è lo stesso. L'unica differenza è che l'hopper è messo singolo e soprattutto molto più in alto. Sotto abbiamo il nostro cartello, il cartello che farà da separatore per quanto riguarda sia quell'anello di lava, sia la nostra, chiamiamola, death chamber o camera della morte. E il concetto sarà praticamente lo stesso. Ecco qui, vedete, quando il pollo cresce, in automatico si autocucinerà da solo. Ed ecco i risultati. Se alcune volte trovate delle uova, è semplice, le andate a prendere, entrate nel vostro piccolo progetto, mirate sul dispenser e inserirete le uova. Come potete vedere, il concetto è molto facile: vengono sparate le uova, vengono spaccate, vengono fatte calare i pulcini che planano, e quando cresceranno, ahimè, pace all'anima loro, io mi mangio le loro carni. Bene, ma adesso andiamo ad analizzare il vero protagonista di questo progetto. Eccolo qui, il nostro vero protagonista, il motore di redstone. Il motore di redstone, che sarà utilizzato nel nostro progetto, non è solo limitato per le farm, può anche essere utilizzato per tante altre cose, tra cui anche per alcuni amanti della guerriglia su il nostro gioco a cubi, può anche essere utilizzata come macchina d'assedio, quindi proprio una vera arma bellica. Ora, avvicinandoci, possiamo capire come è fatto. Come potete vedere, c'è la nostra redstone, ripetitori. Questo ripetitore potete settarlo a piacere, io lo lascio sempre a 3 perché è più comodo e perlomeno non fa laggare tanto. Abbiamo messo il comparator, che sta a sua volta a contatto con il dispenser. Dispenser, se ci sono degli oggetti all'interno, il comparator si accende. Quando c'è l'accensione, si attiva il tutto. Faccio vedere un esempio. Ah, bene, ho scordato le frecce, bella figura. Andiamo a prendere qualche cosa. Andiamo a prendere uno stack. Ci devono essere delle frecce lì, ma d'accordo. Ah, e c'erano le frecce. Ok. Bella figura un'altra volta. Va bene, comunque, se noi utilizziamo questa leva, l'energia di redstone che viene trasmessa ai quattro angoli della leva impedisce all'hopper di trasferire gli oggetti sotto. Ma se noi attiviamo, ecco qui. Ora, queste sono delle normali frecce. Può anche essere utilizzato un dropper, per carità, che magari viene che spara degli oggetti. No, pardon, distribuisce oggetti, non li spara. Ma voi provate a pensare alle immense trappole, le immense cose che magari possono essere sparate anche come se fosse,
la palla di magma, eccetera, eccetera. Sbizzarritevi come volete. Questo è il motore di Redstone. Funziona proprio come un motore di un'automobile. Inserisci la benzina, accendi la chiave e spara. Quando sarà finito, quindi la benzina non c'è più, state tranquilli che non spara. Quindi sarete voi a rifornire. Ma sì, devo ammettere che è molto bello come progetto. Però adesso procediamo con la costruzione del Mark 1 e del Mark numero 2. Molto bene ragazzi, cominciamo. Per eseguire bene il nostro progetto abbiamo bisogno del redstone, repeater, comparator, diversi hopper, lo slab, in questo caso prendiamo il quarzo, il blocco a piacere, poi abbiamo bisogno del nostro dispenser, del vetro e soprattutto la nostra cesta. Ora, per quanto riguarda il blocco a piacere, adesso io sono andato a prendere questo perché mi andava, però io adesso andrò a prendere il solito buon vecchio blocco di ferro. Per quanto riguarda invece il vetro, se volete potete utilizzarlo senza problemi, altrimenti può essere tranquillamente sostituito. Difatti, come vi ho fatto vedere, o lo fai tutto in quarzo o in ferro, l'importante è che sia un materiale che non vada a fuoco, oppure lo lasci bello trasparente di modo da monitorare sempre e comunque qualunque cosa succeda. Perfetto, si incomincia. Prendiamo il nostro bellissimo baule o cesta. Aspettate, l'ho messo un po' troppo. Ecco qua. Ora, tenendo premuto maiuscolo, tasto destro, 2, 3, 4. Vi fermate qui, 1, 2, 3. Girate intorno, 1, 2 e 3. Ed eccoci qua. Questa è la nostra base. Prendiamo il vetro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E girate tutto intorno. Io giro tondo. Proprio quello là. Poi prendiamo le slab. Mi raccomando, sempre maiuscolo, perché sennò farete questo. Quindi fate maiuscolo. Ed ecco qua. Abbiamo creato la prima base. Poi andiamo a prendere il vetro. Andiamo a ricoprire. Nel frattempo altri polli periscono e io mi ingrasso. Andiamo ad alzare questa nostra bellissima struttura. Bene, arrivati qui, al posto di questo pezzo di vetro andiamo a mettere il nostro dispenser, che deve sparare in questa direzione. Fatto ciò, andiamo a prendere il nostro hopper, lo posizioniamo uno, poi due, come vedete lì. Sta arrivando anche la notte che balle. Poi andiamo a fare 1, 2 e, vabbè, trovate il sistema per posizionarvi, e 3. Stessa cosa. Ed ecco qua, ricoprite di nuovo. Come vedete abbiamo fatto l'inverso di quello che abbiamo fatto sotto. Stessa cosa le slab, ricordatevi il tasto maiuscolo, altrimenti vi sarà un bel problema. Ricoprite ancora. Ricoprite tutto, mi raccomando. E alziamolo di 2. Compiti te, anche te. Aha, eccoci qua. Allora, qui staranno i nostri polletti. Adesso andiamo a costruire il progetto dietro. Andiamo a mettere 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Qui si va a sfondare. Qui sotto, qui anche, qui sotto anche. Qui sotto, dove abbiamo inserito il vetro, lo sostituiamo con un blocco, altrimenti il vetro non trasferirà l'energia di redstone. Comparator. Ripetitore, comparator, acceso, ricordiamocelo. Poi, giro di redstone, guarda che bel giro, un bel giretto di redstone. Andiamo a farlo finire qua sotto. E lo lasciamo a 1.
Adesso la cosa più importante, che stranamente non ho messo sull'elenco, ma chiedo venia. Andiamo a prendere la lava, rispaccate qui, anzi qua se volete riattappate, rispacchiamo qua, puntate verso quasi sotto gli hopper, 1, 2, 3, ricoprite tutto. Ecco il nostro letto di magma, vedete? O se volete potete anche pareggiarlo, nessun problema. Poi quando andate a prendere i vostri polli, ovviamente per prendere un pollo, per chi sta nei server online, deve utilizzare esclusivamente questo. Un attimo che non lo trovo mai. Si usa sempre questo per i polli, attraete la loro attenzione, vedete? Molto semplice. Avete questo in mano e li mandate dentro la vostra farm. Poi, quando i pollacci vostri saranno ben pronti e belli caldi, voi cos'è che farete? Diciamo che hanno fatto dei vostri polli, eccoli qua. Sono le uova, complimenti, su 6 ce ne è uscito uno, d'accordo? Ora, la maggior parte si incastreranno su quel punto, ma non vi preoccupate, il primo che crepa farà distribuire tutti gli altri, quindi avrete una dispersione di quei polli dannati. Voi potete vedere qui nel mio, vedete? Si incastrano, d'accordo, ma poi dopo un po' si recuperano tutti quanti. Ripeto, è un procedimento molto lungo, perché la crescita giustamente non può essere forzata di un pollo, quindi toccherà solamente attendere. Vedete? E poi dopo avremo il nostro risultato. Adesso andiamo a vedere come è fatto il mark numero 2. Molto bene. Per il mark numero 2, che sarebbe questo qui che vi ho mostrato prima, serve per gli spazi molto più stretti. Per chi ha poco spazio nelle proprie farm lo fa in questa maniera, che è molto più consona e più compatta. Mentre per chi ha grandi spazi può ambire anche ad avere miliardi di polli. Nel frattempo degli altri cadaveri di polli si cucinano. Come avrete notato, ho fatto una piccola modifica rapida. Ho pensato che magari una migliore gestione della situazione sarebbe stata molto più consona rispetto ad avere tutto un blocco che non si vedeva niente. Prima ad esempio era così. Con l'aggiunta di qualche cubo di vetro, vedete, almeno abbiamo sempre tutta la situazione senza magari vedere un po' succede qualcosa, tipo ad esempio quel pollo che muore. Porca bestia. Ok, procediamo. Si mettono le ceste come prima, 1, 2, 3, 4. Ora, se volete potete anche metterne una così, l'importante è che dopo siano tutte collegate fra di loro, vedete? La prima fila è collegata, la seconda o la mettete così e poi dopo l'andate a collegare, oppure fate semplicemente come prima. L'importante è che siano tutte collegate fra di loro e che nulla vada perduto. No, questo non serve. Dopodiché andiamo a prendere il nostro blocco. Dannazione al telefonino. Scusate. Andiamo a prendere il blocco. Andiamo a inserirlo. Ricordatevi il tasto sinistro. E andiamo a inserire il slab. Dopodiché andiamo a fare 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Che sarebbero le pareti che ci permettono di osservare cos'è che succede all'interno. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Fate questa piccola struttura così. Andate a ricoprire. Dietro non serve perché tanto lo spaccati. Tanto da dietro non è che serve a qualcosa. Andiamo a prendere il nostro cartello. Sul cartello ci scriviamo, che ne so, Richard Benson. No, Benson. Benson. Pollo! Una cosa del genere. Per fare omaggio al maestro Benson. Ora, puntate in uno dei quattro angoli. E come potete vedere, il cartello non va a fuoco. Ma soprattutto, avete la vostra ciambella di lava. Quindi la completerete. E la nostra Death Chamber, o camera della morte, è completa. Mettiamo il giorno che è tanto bello. Poi andiamo a fare lo strato superiore. In questo caso lo farete così.
stando sempre tutto intorno alla nostra bellissima ciambella. Dopodiché facciamo un anello più piccolo, andare a ricoprire il fatto che la nostra ciambellina deve stare in quella posizione. Andiamo a mettere il dispenser, andiamo ad aumentare di 3 in questa parte. Comparator attivo, ripetitore a 3. Poi andiamo ad inserire 1, 2, 3, 4 e poi abbiamo il nostro, vedete, ripetitore, lo mettiamo a 1. Che casino che fate! Poi scusate, andiamo a coprire qui, andiamo, poi facciamo la stessa cosa lì, facciamo questo bel disegnino del Tetris, andiamo a coprire qua, andiamo a tirare verso l'alto questa costruzione, possiamo anche far così senza problemi, tiriamo su anche questo lato, tiriamo su anche questo. Sopra il dispenser, scusatemi, ci vuole l'hopper e la nostra slab. Andiamo a tirare su questo lato, questo lato qua. Poi, una volta che abbiamo usato questi due lati per farci da guida, dobbiamo metterlo un vetro qua, quindi qui possiamo spaccare senza problemi. Così lasceremo, no, qui dobbiamo lasciarlo, scusate, prendevo qua e andremo a tirare su, vedete? Vabbè, non è uscito proprio uguale, però il concetto è quello. Poi andiamo a prendere il nostro pollame. Ora la differenza sostanziale è che qui giustamente avrete tipo una sorta di pasta di fungo, chiamiamola così, sembra una cosa, sembra un Pokémon, Dio santo, scusate la terminologia. Vedete, quando le galline faranno il loro ovetto, verrà tutto trasferito sempre con la solita maniera. Andiamo a fare un test, prendiamo le uova, inseriamole all'interno ed ecco il nostro pollettino, che adesso è un solo esemplare. Ma quando verranno le altre, buon appetito. Vedete, qui ci sono delle altre uova. Il progetto, questo qua è diviso in due più il motore, è finito. Speriamo che vi siate divertiti nel costruirlo. Se devo fare una scelta, io opterei di più per il secondo, perché a mio avviso, ripeto, più è compatto e più è più funzionale. Intanto nel frattempo un altro cadavere. È carino vederli morire, non so perché fanno così casino. Comunque, scusate. Allora, dicevamo, questi sono i due nuovi progetti. Ricordatevi, se avete delle richieste, se avete dei dubbi, non riuscite a fare un progetto, oppure l'avete fatto e volete mostrarmelo e magari fare una piccola modifica, non avete nient'altro da chiedere. Ricordatevi di visionare anche il sito di videogamingzone.eu. E signore e signori, grazie per la visione e alla prossima volta. Ciao!